Salute, andiamo a visitare un paese d'origine greca, Cardiese. A chi mintua un nome di Cardiese, gli viene subito a mente a immagina di due iece che si stanno di punta. A latina di fronte a quella greca. Ma com'è che le deciso due iece in Cardiese? Per capisce la presenza greca, ce la fa un viaggio in deu tempo. In 1675, 800 greci, perseguitati dai turchi musulmani, lasciano il suo paese di Tilone, in Peloponnese, per andare in Genova. Così, i genuesi l'aiutano da che li sarugiongano in Corsica. Ciò la ramintà che se piga qui a Corsica e pusessi di la Repubblica di Genova. In 1676, 680 greci sbarcano in Antausito di Paomia, sopra Cardiese. I greci stabiliti in Paomia sono per la maggior parte agricoltori. Pone il grano, la vigna, l'alivi, l'arburini, era la faccenda di greghi giunditici. Ma s'abbondanza qui non garbava mica troppo i corsi di un luogo. Ed era sfruttate dai greghi facevano un anzu da pascura per gli animali. Di così chi i corsi si litigano con quei greghi. In 1731 i greghi sono scacciati da Paomia dai paesani corsi. Si mettono a riparo in Ajaccio. Dopo che Genova ha piaceduto a Corsica a Francia, è in 1770 che il Conte Marbeuf concede ai greghi una parte di Urugione di Cardiese. La creazione ufficiale di Agumuna è decisa da un decreto di un re di Francia il 1773, e tanto che le reti di greci di Tilone si stabiliscono in Cardiese. Sommo figlio l'aveu piano di agità, si vedeva l'influenza francese. Ci vediamo di la particolarità di uso tracciato. E strette sono belle dritte, e gase soppare. Tra il XVIII e il XIX secolo, la comunità greca sarà di Chedia in Cardiese. Quando uno si spasseggia per le vie cardesiane, si vede l'originalità delle casate di un luogo. Dragacci, zanettacci, pappadacci, capodimacci, sono in vero nomi greci che sono stati corsizzati dopo. La Sabecchi, in 1804, 90.000 persone, un paese di Cardiese conta 700 paesani d'origine greca. Da pure praticare la sua religione, la comunità greca faceva alzare una iesa. Infatti, i greci di Cardiese sono chiamati uniati, vale a dire che li sono cristiani di rito ortodosso, integrati alla iesa cattolica. Tocco, in 1852, è edificata una iesa nuova. Compia 20 anni dopo, la iesa San Spiridione era e sempre va un simbolo forte della comunità greca di Cardiese. Ma entriamo già a visitare la iesa greca famosa. Come in ogni tempio orientale, una delle particolarità di iesa è l'iconostasi. Si vede a finezza di un travaglio. L'iconostasi era prevista all'inizio per un convento in Roma. È stata concessa alla comunità greca di Cardiese.
sa dramizana spicca a navada dall'altare e di curata immagine sante chiamate icone. Qui si vedono i didai di l'icone che costituiscono l'iconostasi. L'icone sono immagini sante che figurano il Cristo, la Vergine Maria, i Santi o gli Apostoli. Oggi giorno, anche se la lingua greca non è quasi più adoperata dai cartesiani, il rito greco è sempre vivo e l'antico greco ferma la lingua della liturgia dei cristiani ortodossi. Tocca a fine del XVII secolo sbarcano i greci in Corsica. Si stabiliscono in Cardiese al XVIII secolo. La chiesa greca San Spiridione di Cardiese è un edificio particolare in Corsica.